Non, le mie lezioni, i miei interventi, i miei seminari non sono mai uguali uno all'altro, ma questo succedeva anche quando insegnavo all'università, le mie lezioni non erano mai uguali. Allora voi troverete un po' sparso tutto il percorso e quindi mi darete qualche secondo per ritrovare una via ed un'altra. Perché questo? Perché man mano che noi procediamo in questo incontro poi alla fin fine si conforma un'idea. Ecco, per esempio Andrea mi ha ricordato di quel disegnino lì. Se lo guardiamo, quello lo feci mentre lui mi diceva mi mandi uno schizzo che possa diventare un logo. Ecco, noi oggi parleremo proprio di questa fase, la città arriva il sisma e il dopo della città, per poi ritornare alla città prevenzione e quindi prevenzione al sisma. Ma è interessante questo passaggio, il dopo, come si comporta la città e come si comporta la città di fronte anche a quelle che sono state poi le sollecitazioni precedenti. Questo cammino comincia appunto con l'interpretazione del terremoto, per poi passare oggi anche stesso agli interventi sul terremoto. Nel pomeriggio faremo un po' gli interventi, però la cosa importante è la prima, è il motivo per cui stiamo camminando sull'interpretazione. C'è volontà di dare una nuova visione che anch'io ho accolto e ho maturato del cosa il terremoto produce sul nostro edificato. Io parlo di murature e quindi sul nostro edificato esistente, che è quello più vulnerabile, che è quello, come diceva Augusto, che non è stato progettato per il futuro, era stato progettato per il presente, ma molto prima, cioè l'edilizia spontanea è stata progettata per esistere e per dare ricovero a chi ne aveva bisogno. Quindi non c'era una concezione se non una arte e artigianato, come diciamo sempre, della cultura tramandata. E quindi nasce verso settembre, e comincio a parlare di disgregazione muraria anche nel comitato tecnico-scientifico cui faccio parte dell'Italia Centrale, sono stato anche riconfermato. E mi guardavano con un'aria e dicevano: ma che cos'è questa disgregazione muraria? Noi siamo abituati a pensare che una parete, che è quella che poi, cioè il concetto che ci viene dalla meccanica classica, che è una parete che viene sollecitata da quelle che sono le condizioni che noi diamo, che sono le sollecitazioni, vettori, una parete ribalti. Una parete secondo il sisma viene sollecitata alla base e poi ribalta. Ecco, questo è quello che non avviene nel nostro patrimonio murario, chiamiamolo così, non parliamo dei telai di calcestruzzo armato che hanno un altro modo di collassare, però avete visto anche nel telaio di Andrea, dei ragazzi di Andrea, in realtà ci si accorge che quando qualcosa succede non è un ribaltamento alla base, e questo avviene perché la prima frattura avviene sulle gambe, sulle ginocchia, come è avvenuto per esempio ad Amatrice, all'albergo Roma, e si sono spezzate le ginocchia e cade su se stesso. Quindi questa è un po' la condizione. Io dico sempre, è uno slogan che ormai uso, che non si muore a causa del momento flettente, non si muore a causa dello sforzo normale, dello sforzo di taglio, si muore a causa del caos, della disgregazione, e bisogna in qualche maniera andare a decodificare questo fenomeno. Ed è questo è il modo di approcciare per poi arrivare anche a capire quali sono i nostri strumenti per poter ridare dignità strutturale alle strutture affinché gli si possa applicare una sollecitazione, affinché si possa pensare che la struttura possa rispettare i nostri canoni della meccanica newtoniana, affinché si possa pensare di mettere un tirante affinché non ribalti.
Però fino allora il tirante non ha nessuna funzione, perché adesso vedrete che il terremoto nel nostro patrimonio edilizio, io dal 76 che vivo i terremoti e ho avuto la fortuna e sfortuna anche di vivere in un posto dove i terremoti arrivano in 15 anni e quindi lo vivo da... Però c'erano anche quelli precedenti, nel 76 nel Friuli, infatti ne parleremo, 79, Valdenina, 80 Irpinia e così via, 97 eccetera. Quindi che cosa è maturato? E poi finisco questa prolusione. È maturato il fatto che non ho capito nulla e continuo a modellare e ho idea di modellare attraverso un rilievo che viene fatto da qualsiasi collaboratore che mi riporta il rilievo in 3D e che io rinfilo in un sistema, in una macchina che mi dice quali sono le pareti che andranno per prime in collasso. Tant'è che la normativa ci permette anche di dire, scusa, aspetta un attimo, quali sono le condizioni, che puoi fare? Faccio una prova, un martinetto piatto, ho risolto il problema, vado sulle tabelle, mi trovo il dato, lo infilo dentro e questo è la conformazione della mia modellazione, perlomeno iniziale. E beh, questo non è così, perché poi in realtà la normativa mi permette di mettere una toppa su quella parete che va in collasso. Mettere una toppa significa rinforzarla, rifar rigirare il sistema, ritrovare un coefficiente che è sotto i coefficienti che sono limite inferiore, ha fatto, finito il gioco. Questo non è il modo di progettare per un terremoto, la prevenzione, per progettare la salvaguardia, la sicurezza delle nostre persone, dei nostri cari, di tutti, è un discorso sociale. Allora, per aprire questo nostro discorso, io comincerei col far vedere questa immagine, che è l'immagine di una sovrapposizione di tre accelerogrammi. Questo è il 30 di ottobre, il terremoto da 6,5 di Norcia, quello più forte. Prima ce n'era stato uno da 5,6, 5,7, tre giorni prima. Norcia ne ha ricevuti 8 di terremoti oltre 5. 8 di terremoti oltre 5, che cosa significa? Ha ricevuto terremoti e ne ha ricevute 100 da 4 magnitudo, pensate, 100. Oppure 120.000 da 2. 120.000 da 2. Quindi, quando vado a fare una verifica e vedo una lesione, stabilisco qual è il livello di danno e poi alla fine dico questo è un livello di danno e poi quel mio sopralluogo viene poi seguito da 120.000 scosse da 2 o da 190 da 4. Quindi è una condizione che cambia rispetto alla mia valutazione e così faccio, perché reputo che quella mia struttura sia una struttura che se ha superato, questi sono i nostri concetti, pensate, che se ha superato il primo terremoto ne supera 10 di quello, cioè ne supera un altro perlomeno uguale a quello precedente. E quindi questa non è la condizione, perché poi c'è un problema di shaker, vedremo gli impulsi, quanti impulsi ha ricevuto una fondazione e che non possono essere codificati nell'impulso generale che è questo, principale, non possono essere codificati. Dobbiamo pensare che questo, nel prosieguo della sua vita, quando arriverà il prossimo terremoto, fra 15-20 anni, tanto questa è la successione, poi alla fin fine risentirà ancora di quelle 100 da 4 magnitudo, di quelle 120.000 e più. Il terremoto ancora non è finito, ancora non c'è un asintoto che porti a zero. Quindi ecco. Allora, la cosa particolare qual è? È che se noi vediamo questa sovrapposizione, ma ancora meglio, ve l'ho detto che è che noi conosciamo il terremoto così. Questo è quello che ci riporta l'accelerogramma. E l'accelerogramma noi andiamo a identificare non tanto nella particolarità di cos'è questo impulso, ma di quanto è questa accelerazione, di quanto è durato il terremoto. Non ce ne frega quasi niente. Quant'è questa accelerazione? Questa è la orizzontale. Quant'è questa accelerazione? E arriviamo a certi livelli.
per cui definiamo poi la PGA al terreno, ne derivano gli spettri nelle nostre modellazioni. Ecco, e questo è il terremoto in termini di accelerazione verticale. Ne parleremo molto di accelerazione verticale, ignorata, consentita sempre, perché poi vi mostrerò che la normativa la consente sempre, l'identificazione della sisma verticale e dell'accelerazione verticale, quindi la calcolazione, la modellazione in ragione anche del sisma verticale. Però alla fin fine si stabiliscono certi limiti. Ecco, questa è l'immagine, ma questo non è il terremoto. Il terremoto è questo. Il terremoto è questo. Questa è la cerogramma sempre di Norcia. Questo è il terremoto in cui ho sovrapposto una sola delle orizzontali e una verticale. Una orizzontale e una verticale. Peccato che si veda male, mi dispiace. È un peccato. Vabbè. E guardate quanto ne succedono in un secondo e mezzo. In un secondo e mezzo, ampliando, ne succedono queste. Si vedrà? Lì. Che c'è? Che quello è il tuo meglio. Il mio meglio, cioè, so che... Vabbè, dai. Sarà mio papà. Adesso se l'è portato via. Sì, perché questa era l'altra definizione. Vabbè, è andata così. Allora, dicevamo che questo non l'avremmo mai immaginato. Cioè, non avremmo mai immaginato che quella serie di graffi, poi alla fin fine, invece, è questo. Qui ne ho prese solo due. Non avremmo mai immaginato che all'interno di un secondo e mezzo ci siano tanti, ma tanti sobbalzi, tanti singhiozzi, tante diversità di rappresentazione, di manifestazione dell'accelerazione, mai. Io ho sempre pensato che un'accelerazione sia ti prendo, è una derivata della velocità, via, vado e poi alla fin fine decelero e quindi cambio sistema, inverto il segno e vado dall'altra parte, vai, viene. No, in realtà guardate quanti singhiozzi ci sono dentro, non avevo mai pensato. Questa è una di quelle cose che non si tiene in conto assolutamente. Perché ed è proprio questa incertezza in realtà che poi ci conforma un discorso che è diverso da un punto di vista della rappresentazione del terremoto. Ora ritorniamo alle altre diapositive. Questa, mi dispiace pure qui che siamo in queste condizioni, ma ecco, queste sono tutte e tre. Due orizzontali, nord, sud, est, ovest, e una verticale, va bene? E le metto insieme ed ecco di nuovo tutte e tre ormai. Questo è il terremoto, ma qui facciamo un altro sbaglio, sbagliissimo, perché noi continuiamo a pensare a delle rappresentazioni che siano di proiezione su un piano x e z, y, z, x e y, di tre proiezioni. In realtà, se io porto giù se porto giù una riga, io intercetto le tre rappresentazioni del cerogramma in tre punti, ma che sono lo stesso punto. Poi lo vedremo nell'ultima pubblicazione che domani parte, si parlerà proprio di questo vettore accelerazione. È un punto. Quello che noi vediamo rappresentato, perché schematizziamo così dalla nascita, io rappresento così dalla nascita, e quando escono fuori i tabulati, escono x e y, e x e z e y z, no, scusa, x e z e y z non escono, x e y, basta. E sono orizzontale, e quando vediamo, invece no, questo è lo stesso punto, che è uno. E questo che cosa ci fa pensare? Che noi stiamo
per motivi di necessità, non è che stiamo in maniera stolida, stiamo pensando di modellare male, è la necessità, purtroppo condizionato nello doverlo scindere in tre parti, andare a cercare, e anche ai fini poi, se vogliamo, anche della sicurezza. Però la verità non è questa, perché questo ci ha portato lontano, ci ha portato ad una meccanizzazione del pensiero riguardo alla schematizzazione sismica, e che quindi, se escono fuori queste componenti ristorate, esce fuori il progetto e tutto funziona. Ma se io vado a guardare questa dia, questa qui, questa è l'immagine dell'Italia, dei terremoti dell'Italia dell'anno 1000, carente, perché si rifà alla documentazione d'archivio, quindi ne mancheranno parecchi, e quest'altra è l'immagine della intensità sismica, no? Quindi c'è questo crinale appenninico, c'è questa cerniera in alto, e insomma dice, vabbè, ognuno di voi sarà andato a vedere casa sua a che punto stava, e quindi sicuramente diceva, meno male, sta bene. Ecco, questa è una di quelle considerazioni che va fatta, perché non ci sono, perlomeno nella ricorrenza storica a lungo termine, non ci sono grandi ripetitività, però è anche vero che se vale il concetto del 20 sismi da 0,3 valgono uno da 0,4, uno 0,5, le cose possono anche cambiare. Cioè, se io devo pensare, ne parlava il Presidente, a qualcosa che possa in qualche maniera essere utile, anche perché ne parliamo in ambito nazionale ormai, no? Giornata della sismica, il sisma bonus e così, beh, perché non pensare poi ad un miglioramento non sismico nella codificazione normata, ma ad un miglioramento delle condizioni, si può fare. Poi vedremo come andare a cercare il modo per poter convincere anche i condomini da 30 appartamenti. Allora, questa è la condizione per cui non mi pare che siamo nelle condizioni per cui, no? Allora, altra cosa importante è questa. Se noi andiamo adesso, visto che è il caos, visto che poi questo accelerogramma non è quello che pensavamo di una andata e ritorno, un cambiamento di segno, visto che adesso andiamo a vedere questa immagine. È l'immagine, ecco, io entro nel discorso della realtà. Le nostre case che cosa vivono durante il terremoto o durante il proseguire del danno, del danneggiamento da sisma. Dicevo prima con Augusto, io è la terza volta che vengo a Pavia, e siccome non ho visto ancora la casa d'Einstein e quindi a questo punto devo ritornare, ma la prossima volta che tornerò, se vorrete, parleremo di direttrice fessurativa, cioè di danno di carattere anche fondale, idrogeologico, eccetera, che poi è quello per cui ho anche insegnato nella geotecnica, e quindi ecco, questa sarà una cosa per cui ci sarà una sorta di indirizzo alla verifica dei danni, ma non sismici, dei danni in quiete sismica. Certo. Devo dire che professor Mariani era disposto a venire anche senza fare lezione, pur di poter evitare. No, poi l'ho visitato bene anche da altre tre volte, ma io corrispondo non in termini di economia, economia spicciola mai, corrispondo sempre in una sorta di dare e avere. Io vengo se mi fai visitare anche le cose più... È quello che rimane.
Allora, guardiamo questa immagine, è l'immagine di Amatrice il giorno prima, un secondo prima, un attimo prima che venga investito dall'energia sismica. Beh, questa immagine è un po' l'immagine delle nostre città tutte, ma poi in particolare le città dell'Appennino, ma se entriamo in pianura padana siamo nelle stesse condizioni, cambiano le metodologie di costruzione. Ecco, questa è un'immagine per cui se ci avessero detto ma quali difetti trovi tu in queste costruzioni, e io avrei guardato, avrei pensato come ho pensato da quando sono nato ingegnere, che forse alla fin fine questo aborto qui, che era quello più alto, più brutto, che poi fu un cemento armato, questo certo non mi sembrano gran cosa, sono tutte casa schiera, ho solamente un paio di capichiave che mi tengono la parete, forse c'era stata una gibosità frontale, sicuramente per quello, perché le catene non nascono insieme alla costruzione, mai, sono sempre opere di consolidamento. Poi avrei detto, mi pare che sì, qui c'è una porta che fa vedere poi, sempre in ambito statico, che le tensioni devono fare una sorta di slalom prima di arrivare a terra e quindi interrompono un vuoto, no? La mancanza di materia, questa qui. Però è anche vero che poi mi pare che ci siano dei setti murari reagenti, che sono quelli che vogliamo, ci sono gli allineamenti verticali delle finestre, ma non mi pare, edifici bassi, 6-7 metri, 8 metri massimo. Non mi pare che ci siano grandi difetti, questo è il nostro punto di vista. Vado, stesso punto di vista, Re Luis mi fa vedere quello dopo, il successivo. Tutto quello che io ho pensato è assolutamente naufragato nel nulla, perché? Ma perché si dice poi, ma sai, l'Accademia poi in particolare, anche quando c'ero, si dice ma questa era roba povera, questa era roba povera. Era una muratura malfatta, ma tutto il nostro patrimonio è così, non è che ce ne abbiamo delle grandi, questo è il nostro patrimonio, quindi cosa giustifichiamo? Giustifichiamo il non sapere attraverso una banalizzazione. Noi diciamo, siccome non riusciamo a modellare una cosa del genere, che vuoi fare, povera? Tanto quella doveva cadere, non mi pare logico. Apposta diciamo, no, questa, se io avessi fatto una modellazione di questo edificio qua, forse avrei creato un giunto, oppure no, giunto no, non avrei fatto sicuramente la modellazione di tutta la schiera, avrei creato dei vincoli virtuali o comunque insomma di raccordo, avrei fatto la modellazione e quindi secondo me avrebbe raggiunto anche un buon risultato dal punto di vista dei risultati della modellazione. Ecco, questo no, allora ci diciamo ma questo qui è stato il tetto che era pesante, sì, influenza, assolutamente sarebbe assurdo non ammetterlo, è stato pesante il tetto. Ma mi pare che il contorno non sia quello che noi identifichiamo. Le torri, parliamo di frequenze, non abbiamo tempo per farlo. E questa è Amatrice, non esiste più, non c'è più, è stata rasa al suolo, è stato portato via. Questo è il corso che noi abbiamo visto finora. Questo è il corso. Questo è Arquata del Tronto, la via di accesso ad Arquata prima, questa è Arquata del Tronto dopo. Ma allora si muore a causa del momento flettente? Si muore a causa della disgregazione? Assolutamente. Qui, non vi faccio vedere, perché non abbiamo tempo, un volo, eccetera, se ritorniamo faremo vedere meglio, guardate che si sono perse le identità urbanistiche, non si vede più una via. Cioè significa che quando crolla, crolla sia all'interno del sito che all'esterno del sito, crolla verticalmente, non crolla ribaltando, non c'è un pezzo di muro intero, dice, ma era povera, non è così, non crade chissà da dove, forse lo troveremmo nel primo tratto, tra le fondazioni e su, un muro, no? Perché no? L'altro può crollare, può disgregare, può sbriciolarsi nel crollo, e non neanche lì.
lo troviamo intero, vuol dire che si è disgregato. E quindi il concetto di disgregazione è il primo concetto che va visto, è il primo concetto che va identificato nel nostro, nella nostra scala delle necessità per il raggiungimento della sicurezza che dobbiamo a tutto. Questa è l'immagine di Arquata. Arquata non c'è più, è stata rasa al suolo, faccio un po' di retorica, scusate, ma l'ho vissuta e quindi non posso che dire. Vedete che non c'è... Scusate, non è solo retorica, perché fa anche capire una cosa, che il terremoto non colpisce solo il centro urbano che è attaccato, che è proprio a un chilometro, a due chilometri dall'epicentro. Ah, so che mi stai attivando, mi sta lanciando l'articolo che è finito, adesso arriverà il collega, ecco è arrivato il collega Francesco Pugi con il quale stiamo vivendo questo percorso sul concetto di accelerazione verticale, di memoria, di disgregazione e di identità del terremoto nella sua generalità. Allora, questa è l'immagine, mi sta così, dell'imprevedibile, impredicibile del caos. Finito. E allora, ma la domanda, Pescara, qui ci sono problemi di una copertura colluviale recente che ha esaltato, ha mandato in asincronia, ha mandato queste energie chiaramente dal substrato sono state filtrate, alterate, quindi 47 morti, a un mezzo chilometro c'è Arquata, ce ne ha avuti tre, ma ecco, questa è la situazione, è un disastro, ma questa è l'immagine di Pescara. Beh, pensate che questa non è una frana idrogeologica, quella è una frana di macerie che è andata su delle case che erano sopra, che è andata sulla strada di accesso, no? Quindi questa è, e così via, perché è inutile che vi faccia vedere tutta questa cosa, non c'è più. Ma allora, andando avanti, se questa è la situazione, ma diciamoci la verità, ma... E se questo è un'altra immagine, immagine di Norcia, Norcia ha avuto pochissimi danni, perché è stata consolidata nel 97, nel 79, terremoto Valnerina, 80, 81, 82, eccetera, e poi nel 97 ha avuto pochissimi danni. Quindi l'ingegneria ha vinto, siamo riusciti. Ma lo sapete perché ha ricevuto pochissimi danni? Perché è stata ridata dignità strutturale alle sue strutture, che erano comunque come quelle di Amatrice. Dignità significa che le strutture sono state riconfinate all'interno di un sistema, quindi ne parlerete anche con Fibre e con altri, e quindi hanno riacquistato quella loro reattività al sisma. Perché altrimenti, come era avvenuto poi nel 79, ma prima ancora nel 1859, distrutta totalmente, 101 morti. E quindi pian piano si è capito che forse alla fin fine, se noi ridiamo dignità strutturale al sistema, come la chiamiamo noi, è la cosa. Ecco, questa è l'immagine di Norcia, che ha avuto pochi danni, solo, lo vedremo, solo la basilica, solo le chiese, qui ci sarebbe un'apertura, non c'ho tempo, forse nel pomeriggio, l'apertura sul discorso dei beni monumentali, cioè di queste scatole vuote, di queste scatole alle quali non è possibile far nulla, perché non è possibile far nulla, e quindi aspettiamo che crollino, e il concetto di conservazione è un concetto di ruderizzazione, non è di... e quindi riprendiamo i sassi per terra e li rimettiamo lì. E quindi facciamo pure un falso sotto certi aspetti, perché poi alla fin fine, quando sarà, dico sempre che nel 62 dopo Cristo ci fu un grande terremoto a Pompei. Prima nel 79 c'è stata l'eruzione, Pompei, e Nerone mandò i suoi ingegneri a rimettere a posto. Oggi si leggono gli interventi di quel periodo. E poi nel 79 arrivò l'eruzione e coprì tutto. Quindi voglio dire, bisogna perdere qualcosa per conservare.
no? Ecco, quindi non si può pensare di riprendere i sassi e di metterli su e gli elementi lapidi e di metterli su. Ecco, vabbè, digredisco sempre. Questo è l'interno, ma queste qui, attenzione, non sono polveri da crollo, non è crollato nulla, lo faccio vedere dopo. Queste sono polveri da frizione. Ma allora mi dovete far capire, se non esiste l'elasticità, perché non esiste, avremo un infinitesimo, un trattino infinitesimo di elasticità, mi dovete dire tutta questa plasticità, questa energia che entra, dove va a finire, la conservazione dell'energia è uno dei nostri principi fondamentali, dove va a finire. Quindi va a finire in deformazione. E che vuol dire deformazione? Che qualcosa all'interno ha assunto una memoria, qualcosa si è deformato. Quella è la frizione della deformazione. E quindi c'è stato un processo, sono rimasto in piedi, non che non è successo nulla. Ogni edificio ha acquisito una deformazione e ha superato. Questa è del 1400. Sono mura di 5 metri, non sono crollate perché ha spinto il terreno dietro. Questo è quello che modelliamo noi. Sono crollate su se stesse. Questa è una frana, non è un ribaltamento. Per una certa altezza, la parte più alta. Questa parte è rimasta intera, la parte bassa. Quindi, come fa? È la parte meno sollecitata, quella alta, se pensate dal punto di vista geotecnico. Ecco, questa è un'immagine di una nicchia di San Francesco, è l'esterno. Ah, qui se ne dice un'altra. Questi sono tutti schemi mentali. E la muratura è a sacco. Tutte le nostre murature sono a sacco. Tutte. Ma non è a sacco, è la muratura che veniva costituita dal tempo, dagli antichi, con un fronte con degli elementi lapidei, con delle facce piane, un altro fronte con delle facce piane, e all'interno la giusta posizione. Certo, non c'era il vibratore ad ago che permetteva di compattare e di evitare i vuoti, ma c'era una formazione che era questa. Ma allora nel tempo perché si è dissociata? Perché era la cosa logica, perché l'esterno, che è la parte corticale sia interna che esterna, in realtà vibra diverso rispetto all'interno. Ma e allora c'è un discorso di disgregazione dovuta a questa alterazione che è della materia. Non è un ribaltamento, non è niente di questo tipo. Vedete? Queste sono immagini che non vengono portate ai congressi. Ai congressi vengono portate queste immagini qui, che io per i quali faccio ammenda perché l'ho scritte io, ho detto, ma insomma i miei colleghi, alla Angeli, a Bandiera, a Masi, con cui abbiamo scritto, io ho curato il libro Emilia 2012, e dico, ma perché non andiamo a vedere quali sono gli schemi? E perché non ritroviamo delle rotture che possono essere in corrispondenza agli schemi? Allora, e dicevo, questa esiste, esatto, poi sbagliato, questa, sbagliatissima, scritto da me. Cioè non è che stiamo facendo un discorso sul più bravo, questa sì, perché era una muratura che permetteva ancora con quella dignità, mancando i contatti di continuità, si vede, lì c'è uno sbaglio, contatti, ha subito un ribaltamento, e quello è un ribaltamento vero, al quale potrei mettere dei tiranti, ma quest'altro non metto nessun ribaltamento vero. Ma allora, se noi andiamo a questo punto a fare un altro discorso, questo, tanto io ve l'ho detto, va in conformazione, questa è la Basilica di San Benedetto. Bello, perché noi facciamo questo quando insegniamo nei seminari, nei master, all'università, eccetera. Questa guardiamola, studiamola. Non è avvenuto nulla. Come scrollerà questa Basilica di San Benedetto? Francesco, come crollerà? Come crollerà? Intanto, primo, conosco l'inerzia forte, potente, maschia delle torri, in cui la sezione è una sezione regolare quadrata, gli spessori all'interno sono spessori potenti, cambia la situazione quando diventano quattro pilastri nella cella campanaria, e quindi è lì poi speri, pensi sempre che venga qualcosa, ma è diverso dal sistema generale, che è
influenzate essenzialmente dalla potenza di questo maschio. Allora, poi che dici? Beh, qui c'è un portico. Beh, sto portico in realtà, ragazzi, è qualcosa che può dare sicuramente qualche fastidio alla parete lunga, no? E poi qui forse ci sono i contatti, sì, va bene. E beh, tutto il sistema, però guardiamo queste tre cose. Allora, vi volevo far vedere un'altra immagine, che è l'immagine, la stessa immagine, la stessa inquadratura, bellissima questa, eccola qua. 1859, terremoto di Norcia, credo fosse attorno a 6-2, Desunto. Ecco, questa è la Basilica di San Benedetto, queste sono le lesioni della Basilica di San Benedetto, vedete ci sono lesioni anche sulle murature, e il portale è rimasto abbastanza sano. La parte del comune era assolutamente decapitata, però quella che ha resistito era la torre campanaria del comune, non della chiesa. Questo è, guardate che meraviglioso e romantico questo puntello, questo è romantico, bellissimo. Cioè questa è la buona volontà di dire ho fatto qualcosa di anch'io, e questo è un puntello che è stato messo lì. Allora, andando di nuovo a questo discorso, andiamo ad analizzare ancora, perché non siamo abituati a far questo, analizziamo ancora, e questo è l'interno, prima del crollo. Beh, allora, noi siamo bravi, questo è un sistema a capriate, non spinge, quella che ci viene sempre in testa è sta spinta, che sembra che condizioni tutto. Noi schematizziamo tutto in spinte laterali, e le travi messe così spingono, sì, lo so, lo diceva anche Luigi Poletti che fece il regolamento per Norcia dopo il 1859, non voleva che spingessero, quindi va bene. Poi abbiamo detto c'è un solo spinta arco trionfale, una sola, e poi insomma le pareti in realtà non è che siano così continue, perché ci sono gli altari che sono ricavati all'interno dello spessore. Poi c'è qualche finestra lì dove vorremmo che non ci fosse. Beh, tutta una serie di cose, però tanto queste sono le nostre chiese. Non hanno muri trasversali. Non c'è, quindi questa è la conformazione. Ecco, allora, abbiamo trovato i punti di debolezza, sì. Qualcosa sulle pareti ci siamo, ma quello che a noi interessava di più erano le influenze dei vari elementi componenti tra loro coesistenti. Ecco, questa è la situazione dopo il crollo. Questa è rimasta così perché nel 79 allora si consentiva, è stata iniettata tutta di cemento, di boiacca, di miscele cemento d'acqua, e vedete che ci sono dei ferri che erano quelli delle perforazioni armate puliti, perché le perforazioni armate si facevano col cemento. E che quindi il buon Sisto Mastro di Casa, nostro maestro di tutti, aveva inventato, in realtà poi con queste murature vuote questa molecola di acqua e cemento se ne andava via all'interno, in questi vuoti che erano costituzionali, e quindi finisce il gioco, e erano puliti. Allora, e come vedete io mi riporto su il campanile, mi riporto su la cosa, ma in realtà mi rendo conto che questa situazione non è proprio come l'avevo pensata. Non è come l'avevo pensata, è qualcosa di diverso. È sicuramente qualcosa che deriva dalle inefficacie, dalle esistenze, dalle coesistenze, ma non è come pensavo che avvenisse. Il campanile è crollato, pensate che il campanile che doveva essere quello che poi alla fin fine si valeva della propria inerzia per influenzare, in realtà è rimasto questo troncone tagliato qui in punta, tant'è che bisogna bloccarlo perché grava su una strada che serve di comunicazione, eccetera. Quindi questa è la nostra situazione. Questo che era il comune è chiaramente stato rimesso a posto nel 79. Quindi ecco, se vediamo, in realtà è rimasto intatto questa volta, ma il campanile è traslato. Il campanile è traslato, tant'è che verrà smontato, stanno smontando. Vedete, c'è una traslazione dovuta
ad una coesistenza, chiamiamola così, ma adesso vedremo altre cose, una coesistenza orizzontale, tra verticale ed orizzontale. Più che coesistenza come la immaginiamo, l'abbiamo immaginata fino a ieri, vedi la proiezione su XZ o YZ, perché sennò altrimenti ci arriva, c'è il verticale e arriva l'orizzontale e taglia. No, è un punto, abbiamo detto, no? È un punto che genera queste traiettorie, che poi in realtà in quel momento ha una sua inclinazione, è influenzato da un'accelerazione componente verticale e orizzontale, se la vogliamo distinguere, e poi alla fin fine questo problema viene dato da questa coesistenza e quindi da questa verticalità. In realtà ne stanno parlando tanto, noi ne parliamo molto. Questa è l'immagine di San Francesco. Mi dai il tempo? Poi? C'è ancora alle 10:30, c'è l'intervento di... 10:30, e adesso qual è? 10:10. Ma hai levato tutto il tempo. Avete fatto un inizio lunghissimo, io... Scusate, noi scherziamo, lo sapete benissimo. Allora, vado veloce perché devo iniziare una cosa che poi riprenderà oggi e che riprenderà appunto l'ingegner Puggi su questi risultati dell'ultimo nostra pubblicazione. Ecco, questa per esempio è un'altra di quelle condizioni per cui scatola intera, un parallelepipedo praticamente, un prisma, importante per il rosone, importante 1250, XIII secolo, e vuoto, totalmente vuoto. Questo è il dopo. Questo è il dopo, ma questo serve soprattutto per far capire, vedete, questo è San Francesco Auditorium, era diventato Auditorium. Beh, questo qui, guardate, cos'è. Allora, che cos'è? Beh, le capriate non spingevano, sono crollate, è sotto sequestro perché c'è un'indagine della magistratura, nostri colleghi che avevano progettato un intervento più di manutenzione che di altro, sono sotto, diciamo, verifica, chiamiamola così, sotto indagine. E io ho dovuto dare alcune interpretazioni. Perché? Perché? Perché si dice, e lo ripeto, che qui non c'era il cordolo. E la cosa bella è che questo è che se ci fosse stato il cordolo, sarebbe stata colpa del cordolo. Cioè, una di quelle cose che dà luogo alle nostre interpretazioni bellissime. C'è o non c'è, sono due cose diverse, ma possono essere usate sempre contro di te. Quindi basta che tu ci metti le mani, l'hai messo o non l'hai messo, va bene. C'è il cordolo? No, qui è successa una cosa semplicissima, che è questa. Queste erano le capriate. Come si legge? Si vede mentre scrivo, sì. Queste erano le capriate, semplicissima, perché è avvenuto quello che non mettiamo mai in conto, è che questo muro si è disgregato, è franato verticalmente. Qui abbiamo un angolo di 45 gradi. A terra ci sono tutti gli elementi che hanno ritrovato la loro identità unitaria, come era all'inizio, quando prima di metterli sopra. Quindi è stata una conoide, sia di qua che di là, più di qua. E quindi è venuto meno, perché si è frantumato, non è ribaltato. E allora le capriate hanno ribaltato perché non hanno avuto più l'appoggio, si sono licenziate perché l'ipotenusa è maggiore dei cateti e qui chiaramente si sono licenziate dagli appoggi. Semplice, però questo schema non ci viene tanto in mente, ci viene in mente qualcosa che no, ha di questo effetto, ma allora, e poi entro negli ultimi 5 minuti, ma allora però se questa è la situazione, perdonate, Le chiese, tanto per dire, perché non ci ritorno, queste sono le chiese di Norcia, e vi faccio vedere ancora un'altra cosa. Queste, guardate, queste qui che vengono cerchiate, sono le chiese, sono crollate, dentro la cinta muraria. Tutte le altre case sono intere, perché hanno ricevuto il beneficio del 79 e del 97, sono intere, qualche danno. Ci sono inagibilità, che è il carità, ma la gente stava lì, c'erano 1000 persone,
nonostante fosse stato prima quello del 24 di ottobre, di agosto di Amatrice, quello che fece 290 morti, e poi successivamente Norcia non uscì e la sua distanza dall'epicentro era 13 chilometri, 9 chilometri quelli di Amatrice, ma condizioni diverse, sì. Allora, la cosa particolare è che questo è rimasto intatto, però le nostre chiese sono queste, all'interno, quindi qualcosa bisognerà fare, no? Che pensate? Queste sono le nostre chiese, questa è l'immagine degli edifici che gli sono accanto, che sono sani, e guardate come si è sbriciolato tutto. Quindi diamo un altro tipo di questi sono sani, e quest'altro si è tutto disgregato, sceso, non ribaltato. Allora, e senza fare tutta questa cosa, ma la cosa che mi interessa è appunto questa, scusate, ma allora, domanda, ma allora, la duttilità che fine fa? Continuiamo pervicacemente a pensare che persista per tutti i terremoti. Se andiamo a rifare un'indagine e una modellazione di una casa che ha subito un terremoto, ce la rimettiamo dentro. Quante volte la posso usare questa duttilità? È rimasta? Ma esiste? Però c'è dentro. E la cosa particolare è questa, solo un accenno. La cosa particolare è questa, ma questi schemi qua, che sono quelli su cui noi cresciamo, questi schemi qua, quando valgono? Fin quanto valgono? Valgono per capire qual è il meccanismo di rottura, mi va bene, ho delle schematizzazioni, mi va bene, ma è alla fin fine, quello che è al contorno, come lo curiamo? Oppure basta che sia rotto qui questo abside poligonale, basta che sia rotto qui, che io ci metto una fasciatura e ho risolto. Ho risolto nell'ottica del mio meccanismo personalissimo, che è quello del ribaltamento, pensando che quella muratura sia rimasta intatta dopo lo scuotimento. Ma in realtà così non è. Allora, io non voglio dire nell'ambito dei beni tutelati, ma a casa mia. Voglio cominciare a pensare che non basti la sola identificazione della rottura. Queste sono le immagini che noi abbiamo, ma non sono sbagliate, anzi assolutamente non lo sono, però è un modo diverso, come vedete queste sono quelle che ho ripreso io, che ho voluto rimettere in accordo con il resto. Ecco, dobbiamo pensare di andare in modo diverso. Ma un'altra cosa importante, ed è questa, che prelude all'ultima frazione, per cui poi oggi nel pomeriggio l'ingegner Pugi continuerà. Ma guardate, ecco il nuovo modo di vedere un pochino le cose, vanno viste così. Noi qui abbiamo le piattaforme vibranti, dovremmo cominciare, e poi oltretutto per fortuna adesso, da un po' di anni, quelle con la componente verticale, prima non c'era, solamente orizzontale. Allora, noi guardiamo, questo è quello che vi ho fatto vedere all'inizio, è la cerogramma verticale, come vedete, di Norcia del Tre, verticale. Allora, che cosa ho fatto? Una cosa che non si fa, ho fatto fare, se no ancora mi odiano, prendiamo tutti, io ho chiamato impulsi, li abbiamo chiamati impulsi con Pugi, prendiamo tutti gli impulsi e gli diamo un... Vediamo che valore hanno, è accelerazione, sappiamo quanti sono, li contiamo, li numeriamo, e li abbiamo cominciato a chiamare impulsi. Questo è tutto il terremoto, vedete, è stato identificato, quell'evento di quel momento, e questi impulsi sono stati contati, messi in una tabella e divisi in accelerazione in frazioni di G, 005, quella che dà identità al terremoto, più che altro che dà l'inizio di un terremoto, si valuta dopo lo 005 di G, se no prima si può pensare sempre ad un'area di incertezza strumentale, poi 02G, 03G, 04G, queste sempre, e va bene, e così via,
fino a 0,8. 0,85 ce ne abbiamo pure uno in impulso da 0,85. Guardate, è molto elementare, molto banale. Però pensate alla banalità, avete visto qual è l'alterazione di questi impulsi di accelerazione, che non è questo grafico che va su e giù. Allora voi cominciate a pensare che in orizzontale e in verticale ci sono state da 0,2,51 e 75, da verticale 51 verticale, orizzontale 75 verticale, e da 0,3, già qui siamo abbastanza forti, ce ne sono stati 24-18. Dove sono andate a finire queste 24 alterazioni, no? di questa struttura alla nostra base, e così via, 7 da 004, 05, eccetera. Questo è un modo nuovo di vedere il nostro terremoto, molto più naturalistico, se vogliamo. Tant'è che cosa ho fatto? Ho detto, sentite, io non so perché lo faccio, comunque va avanti. Adesso io prendo un'orcia del 30, il tratteggiato è le verticali e il diretto è l'orizzontale, le accelerazioni. E l'ho diviso per fasce, tra 0,05 a 0,2, tra 0,2 a 0,3, tra 0,04 e così via, per fasce. Quanti impulsi ho avuto da 20, da 15 di accelerazione? No? E quanti, scusate, no, da 30 ne ho avuti 15 e ritrovo quella tabella, no? Ecco, questo è un grafico, ed è un grafico in cui si vede che poi in realtà questi terremoti fanno di questo, hanno una delle bande molto elevate, numero elevato di accelerazioni di bassa intensità, e poi pian piano vanno. Non è asintoticamente, perché non ha nessun valore geometrico, ma sì, ho finito, grazie. La matrice del 24, quello precedente, beh, come vedete le condizioni sono sempre le stesse, qui c'è sempre questa concentrazione di accelerazioni, e buttato lì, no? L'Aquila, sono sempre le stesse, vedete, molto più alto, e qui cominciamo a ragionare, l'aspetto verticale, e qui dovremmo ancora parlarne, forse ne parleremo oggi, molto più alto il verticale, ancora Friuli del 76, come vedete, sempre questa curva, e io dissi, ma questa verrà ripresa un domani. Questa è la Valnerina, ancora una bellissima curva, le due, guardate quanto si equivalgono, gli impulsi verticali, ma perché questo impulso verticale non viene considerato? Guardate, continuano, Irpinia, Molise e così via, Emilia, quel verticale nell'Emilia, vi faccio vedere il verticale nell'Emilia e all'Aquila, no? In Emilia e all'Aquila, matrice, scusate, eccolo, guardate, terremoto Emilia, guardate, questa è la sovrapposizione degli accelerogrammi, il blu è il verticale, inizia il terremoto, l'orizzontale non esiste, è solo verticale. Allora voi mi dovete far capire come si fa oggi a progettare, in assenza di uno spettro o di un'individuazione in Emilia, solo con l'orizzontale. Sull'orizzontale, solo sugli coefficienti che riguardano l'orizzontale, il sisma è sull'orizzontale. Guardate, non esiste, non è esistito, ma per parecchi secondi, tant'è che gli appoggi delle travi che non erano vincolate dei capannoni è venuto fuori perché sobbalzavano, poi si è pensato che al solito, no, le pareti, i pilastri che si aprono e quelle cadono come salami, non è vero, è sobbalzato, no, per tutti questi impulsi che vediamo. Guardate, è solo verticale, non si progetta però sul verticale. Guardate, ancora, terremoto dell'Aquila, è così, è uguale, è solo verticale, ma continua il verticale in una certa maniera, no? Ma allora però la cosa particolare è questa è Simonelli, Luce Armando che mi ha prestato queste cose, questa verticalizzazione che viene fuori, alla fin fine si dice, ragazzi, non si prende in conto per diversi motivi, lo vedremo,
non si prende in conto perché? Ma perché i coefficienti che diamo sull'orizzontale, sui carichi verticali, statici, non dinamici, bastano a supplire questi coefficienti. E allora noi ci accorgiamo che invece tutto ciò che sobbalza poi si disgrega e viene giù, non supplisce niente. E la cosa particolare qual è? E adesso ve lo faccio vedere. Articolo. Allora, poi Francesco ne parli tu dopo, eh? Io accenno solamente. Allora, che cosa abbiamo fatto, Francesca ed io, l'ottavo articolo, poi vi lasciamo anche la testimonianza per gli altri, per chi voglia approfondire, ma credetemi, in Italia sta cambiando qualcosa, e quello che, per cui noi stiamo girando è proprio per cercare di far capire che stiamo progettando in maniera, non completa, ma la cosa bella è questa, che noi abbiamo una normativa. Tutti hanno pensato che Massimo Mariani all'inizio, poi insieme noi stiamo andando contro la normativa. Non è vero, la normativa contiene esattamente tutto e quindi è una normativa completa, non c'è nessuna critica negativa nei confronti della normativa. Poi si parlerà di PGA, giuste, non giuste, minori di quelle che sono le realtà, lasciamo perdere, ma la normativa ti permette di fare la verifica anche al verticale. Quindi basta un algoritmo, per cui basta inserire un algoritmo nuovo all'interno del programma e si calcola secondo lo spettro verticale del luogo. Va bene? Allora, la cosa che abbiamo fatto è questa. Abbiamo lavorato su questi... Perché? Perché la cosa interessante è questa. Altra giostra che non è stata mai assolutamente attivata e mai verificata è... Ma sì... Near fault, vicino alla sorgente il verticale c'è. Poi non si capisce perché le sorgenti che stanno da tutte le parti, avete visto la dorsale appenninica è piena di sorgenti, di faglie attive, cioè quindi non si capisce perché non tenerne conto quando le sorgenti sono dovunque, no? Tutto il blu che c'era sulla e poi in Liguria e in Friuli. Allora, quindi parlare di sorgente, dice sì, però adesso tutti hanno pensato che esista il sisma verticale, la componente verticale, anche nelle... tutti vicino alla sorgente. Ecco, allora che cosa abbiamo fatto? Noi lavoriamo in maniera molto elementare, dopo i programmi vengono fatti in maniera complessa, però elementare. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti i terremoti strumentati, dal Friuli in poi, e l'abbiamo... svolti, vedete, questi sono i terremoti, e qui che abbiamo fatto? Questo, vedete, questo è il Friuli, e abbiamo preso come esempio alcune stazioni, questa è a 21 km, Tolmezzo, questa è a 41, questa è a 127, voi vedete che l'asta rossa, che è quella verticale, c'è sempre? Cioè, ma come si fa a dire che non esiste? Ma la cosa bella è che si confronta con le altre. Ma la cosa più bella, e poi ne parleremo meglio, queste sono le tre componenti, no? Il rosso è il verticale, questo è di Tolmezzo. Per ognuno di questi terremoti, è un lavorone, sono stati presi alcune stazioni e sono state sviluppate. Beh, queste componenti, eccole, stanno qui, quella rossa è verticale. L'ampliamo, vedete, mi pare che no, Tolmezzo è già a 21 km, ma se prendiamo quella successiva, che è quella a... questa qual è? Friuli, questa siamo a 41 km, verticale c'è ancora, ma la cosa bella, e qui devo ringraziare veramente Francesco Pugi per questa sua capacità, e che ve ne parlerà bene lui, meglio di me sicuramente, è che questo qui è un programma creato da lui del vettore accelerazione. Il punto è quello che vi dicevo prima, è quello per cui si creano le proiezioni. Adesso vedremo il vettore accelerazione. Questa è l'immagine bloccata, tanto per far vedere e dare una prima spiegazione, a T47,250. Se noi le vediamo
tutte e tre insieme, T47-250, eccole qua. Questo è lo stesso punto di una proiezione verticale e due orizzontali. Beh, questo 47, ma guardate che meraviglia. Questo è il metodo, questo è il vettore, parte da zero e comincia e fa capire che non è così, ma è così il punto in testa. Quindi la nostra fondazione, l'energia che arriva, è di questo tipo, non è di questo tipo. Ma questo lo vediamo da questa cosa qui. Questo è Tolmezzo. Questa è l'immagine dell'intero terremoto, del vettore accelerazione, che ha disegnato questo nello spazio, X, Y, Z, questo. No? Ma se noi non avessimo tenuto conto di questo, ecco qui cosa sarebbe successo. Questo è in orizzontale, questo è quello che valutiamo. Questo è quello che valutiamo noi come terremoto, senza tener conto che questa invece è la realtà delle nostre cose. Ma la cosa particolare è che se io vi faccio vedere poi dopo queste... La cosa interessante è anche questa, ma ne parlerà meglio oggi. La cosa interessante è questa, si è fatto un discorso su che cosa? Sugli incrementi percentuali. Se, ci è, ci fo, se no, è considerato o non è considerato la componente verticale. Quelle barre sono le percentuali per cui se non viene considerato io rinuncio al 15%, al 7%, al 10%, e questo è anche l'angolo che è importantissimo, quello sotto, no? Tra il piano orizzontale e il piano verticale. Ma alla fin fine, per farvi vedere, Valnerina, vedete che la componente verticale, quindi questo near fault o far fault è una balla, e mi permetto di dirlo, perché il terremoto e la componente verticale c'è ovunque. Quindi questa è l'indagine di tutti gli accelerogrammi, lavoraccio, di tutti gli accelerogrammi dal 1976 al 2016 di adesso. Questa è l'immagine di tutti gli accelerogrammi in cui si vede che il near fault, ho finito, che il near fault e il far fault è qualcosa che è inventato. Ma allora, questo minuto me l'ho fregato, allora, questa è simpatico per questo, se andiamo a cercare, abbiate pazienza che me lo devo trovare, che è questo, 6 tesi non più sostenibili. Cos'è? Che ritroviamo dall'altra parte? Ma non siamo soli, attenzione, che ormai la gente ormai ragiona così. Solamente quelli che non hanno pensato e che in qualche modo si sentono defraudati di una primizia, sono quelli che un po' niente. Allora, non più sostenibili. La prima... Cosa si dice nei confronti del non applicare la componente verticale, ancora oggi, senza motivare, non ci sono motivazioni. Gli edifici sono progettati per resistere alle sollecitazioni verticali. La fase struttoria viene superata senza creare, cioè significa senza prendere in considerazione, basta che io aumenti, basta, questo non ce la fai, vabbè, insomma qui... Non c'è la cosa, basta che io aumenti il carico verticale, in realtà di per sé supplisce. Una cosa che non viene detta e non viene pensata è che voi pensate che non è quando batte che rompe, ma è quando trae, rompe, disgrega. Cioè significa che quando cambia di stato dal punto di acme, cioè la parte più alta, e quando cambia in accelerazione, quello è il punto per cui le varie componenti, non posso disegnare, i vari elementi che non vengono gravati, il primo al peso proprio, il secondo al peso proprio più il peso proprio di quello che gli sta sopra, eccetera, pian piano, come la testa di Willy il Coyote di quando non trova più il pavimento,
che va giù pian piano, tutti quanti rimai. Quello è il momento in cui viene disgregato. Questo non viene considerato, invece viene considerato solo perché regge alle azioni verticali. È un qualcosa che non è stato pensato. Ma ancora, le azioni sismiche verticali nell'edilizia corrente sono trascurabili, che sono già previsti i coefficienti. Io, se aumento i coefficienti gamma G e gamma Q, alla fin fine in qualche maniera riesco e sono statici, rispetto alla dinamica io ho fatto. Come faccio a compararli? Poi c'è l'ultima, per cui si dice che non ci sono prove. Beh, queste io aumento così a occhio i coefficienti verticali, quale prova ho fatto per cui sto bene in quelle condizioni? Non c'è. La terza è questa l'abbiamo vista, near fault e far fault, abbiamo detto che c'è questa matassa che vedevamo, no? Eccetera, e per cui se sto vicino o sto lontano è la stessa cosa, e quindi è la stessa cosa, vuol dire che il verticale esiste. Poi la nuova normativa tecnica sostiene che, allora, la nuova normativa tecnica è completa, quindi non c'è nulla da correggere. Andiamo ed operiamo. Finito. La contemporaneità tiene tutte le costruzioni, cioè per tutte le costruzioni, dal decreto ministeriale la contemporaneità delle componenti sismiche e spaziali esiste, l'obbligatorietà della componente verticale nei casi in cui non viene esclusa la possibilità. Si dice, questa è la risposta, ma alla normativa parla di luci oltre i 20 metri, sbalzi oltre i 4 metri, intanto queste sono cose che escludono tutto il nostro edificato, ma lasciamo vedere, e pilastri in falso, eccetera, quindi voi tu devi, eccetera, ma non dice che non devi, anche perché ai fini della sicurezza io faccio quello che mi pare, perché la normativa ha un suo cappello, e questo è qualcosa che ho fatto mettere io anche nelle linee guida dell'Italia centrale, del terremoto dell'Italia centrale, ha un suo cappello che dice guardate che questo è un indirizzo, ma quello che migliora e che voi ritenete sia migliorativo ai fini della sicurezza, prendetevelo e fatelo vostro. Quindi non è così. Non, come dicevo all'inizio, non posso io pensare che esista un muro che va in crisi e io ci vado e ci metto una toppa, come ho detto all'inizio, devo pensare al sistema. Ho finito, ma poi la rivedremo meglio successivamente. Grazie, a dopo.